Una questione mi preme chiarirla immediatamente. Nelle varie questioni c'è anche la revisione del catasto, la revisione non è proprio una revisione del catasto, ma la riformulazione del catasto. In altre parole, quello che è previsto nella legge delega è che il governo si impegna a, come dire, a catastare tutto quello che oggi non è accatastato, cioè a dire terreni e abitazioni che non sono oggi accatastate. Procederà anche a una revisione delle rendite catastali, adeguandole a quelle che sono le rendite di mercato. Ma per far questo, a parte che ci vogliono 5 anni, ma l'impegno che il governo prende oggi è che nessuno pagherà di più o di meno. Cioè le rendite su cui si basa la tassazione oggi restano invariate. Quindi è un'operazione fondamentalmente di trasparenza, un'operazione che ha un contenuto statistico molto importante, informativo molto importante, ma non cambia assolutamente l'imposizione patrimoniale, l'imposizione fiscale sulle case, sui terreni. Questo è molto importante dirlo, perché nei giorni scorsi si è teso un pochino a confondere le due cose. Sono due decisioni completamente diverse. La prima è costruire una base di informazione adeguata e la seconda è decidere di cambiare le tasse. Noi la seconda non l'abbiamo fatta, non l'abbiamo presa la seconda decisione, quindi noi attualmente stiamo facendo solo la prima e ci vorranno 5 anni, quindi nella legge delega è esplicitamente previsto che queste rendite, l'accertamento avverrà in questo periodo e soltanto nel 2026 se ne riparlerà.